Quante volte in un condominio qualcuno si è lamentato della presenza di animali? Ebbene, le nuove regole condominiali non possono più vietarne la presenza. Finalmente siamo riusciti a ottenere una modifica della normativa. È stato modificato l'articolo 1138 e prevede appunto che nessun condomino possa non più possedere o detenere animali all'interno del condominio, e questo è sicuramente un bellissimo risultato. Tutto ciò non ci deve indurre nell'errore di pensare che ognuno possa fare ciò che vuole. È proprio così, le regole ci portano ad avere l'opportunità di poter detenere cani e gatti all'interno dei condomini, però il buon senso e l'educazione deve sempre prevalere. Esistono comunque delle regole condominiali che prevedono di tenere gli spazi comuni puliti, ordinati, di portare il cane al guinzaglio, e deve avere ovviamente una lunghezza non eccessiva, circa 1,5 metri è il massimo permesso, e anche l'utilizzo della musaruola sicuramente può essere importante se sappiamo di avere a che fare con un cane che magari è un pochino più problematico. Il continuo abbaiare dei quattro zampe è la classica lamentela nei condomini, ma che cosa possiamo fare per evitarlo? Serve molto imparare a comunicare nel modo migliore con i nostri amici. È importante non usare toni aggressivi con i cani, e occorre comunque ricordarci che quando abbaia può avvertirci che c'è un pericolo. Una cosa importante per aiutare il cane a superare questo problema è prendere il cane, cercare di portarlo via dalla situazione che crea lo stress ed aiutarlo con un giochino o con del cibo, in modo che si rilassi e che rimanga più tranquillo sentendo e ascoltando questi rumori. Beh, l'importante è capire qual è la motivazione, cioè lo stimolo che fa abbaiare il cane, e quindi è fondamentale aiutare il cane a smettere, ricompensarlo quando su un nostro segnale smette, e magari accompagnarlo in un posto più rilassante per lui con un giochino che magari può masticare o leccare. E se tutto ciò fosse insufficiente, il cane continuasse ad abbaiare, gli estratti vegetali possono essere d'aiuto? Sì, esistono degli alimenti a base di estratti vegetali come la melissa e la valeriana che hanno lo scopo di abbassare la soglia dello stato ansioso e dello stress, e quindi possono essere d'aiuto anche in queste situazioni. Si utilizzano come alimenti quotidiani, possono essere utilizzati anche per periodi limitati alla risoluzione della problematica, e sono presenti sia come alimentazione secca sia come alimentazione umida. Sicuramente il buon senso e l'educazione del proprietario e dei propri amici a quattro zampe, e l'aiuto di supporti alimentari che possano tenerli più calmi, è il connubio ideale per una buona convivenza. Ricordate, a volte ci sono degli umani molto più chiassosi dei quattro zampe.